E buongiorno mondo, il tempo non è dei migliori, ma noi ci siamo caricati le biciclette sul camper e stiamo andando a Comabbio, perché da lì andremo a fare il giro delle ciclabili dei laghi di Comabbio e di Varese, giro che ho già fatto poco dopo il Covid, appena ci hanno liberato le regioni, avevo sconfinato ed ero andato lì, vi lascio il video qua da qualche parte. Ma oggi ci vado con la Simo perché è un giro abbastanza semplice, una cinquantina di chilometri ma tutto sul lungo lago, quindi piatto. Speriamo che il clima regga in questa maniera qua, perché non fa caldo e non piove. Crociamo le dita. Buffo, parcheggiato. La Simo forse non è proprio pronta. La ciclabile è lì e noi dobbiamo andare in là. Gireremo in senso antiorario per tutti e due i laghi, così ho scelto di fare il giro così, va bene? Va bene. Cerchiamo anche un caffè perché lei sta impazzendo senza il caffè, perché non l'ho fatta fermare in autogrill? Per 70 km ci dobbiamo fermare anche all'autogrill, dai. Il caffè serve. Game on, ragazzi, si pedala. Dunque, siamo appena partiti, la prima salitella finta, perché qua non ci sono salite. Dai Sibo, dai pedala! Praticamente noi siamo partiti più o meno da questa zona qui, dove c'è il segno del camper. Percorreremo tutto questo giro qua. In questo punto prenderemo la deviazione per andare al lago di Varese. Faremo tutto il giro del lago di Varese. Ritorneremo in questo punto e concluderemo il giro fino a qua. Quando poi ci meriteremo una pizza. Se sono 50 km, Simo. Quasi tutti così, guarda che bello. Quasi tutti, mi spaventa quella deviazione lì. È in mezzo a una strada sterrata, dritta per dritto, vicino delle fabbriche. Se ci sono macchine, ti spaventa. Non ci sono macchine. Se ci sono macchine, ti pago da bere, se no paghi da bere tu, eh. Sì. Qua devi scalare. Che bastardo! Non c'è neanche una salita, Dai che è fatta. La Simo super diligente, eh? Bici a mano e lei fa il ponte con la bici a mano. Brava Simo. Si fa così. Prendi in giro. No. Segui le regole. Pedala Simo, pedala! E dopo soli 5 km ci siamo già fermati, ovviamente per il caffè, eh? E lei già sta insultandomi per le salite, ma sono delle rampette da 20 metri. Ci sarà Pedala Jones che dirà che non sono salite, ma non sono salite. Quel signore si è fermato e ha detto era tosta questa, dove stavo per svenire. Ma sì, ma sono 20 metri, non è una salita, è una rampetta. Capito, ma mi è caduto un polmone lì intanto. Quando torniamo lo andiamo a recuperare. No, non torniamo più di là, è rimasto lì per sempre. Comunque, siamo ovviamente vista lago a prendere il caffè. Ma adesso ripartiamo. Game on. Abbiamo appena concluso il tratto di congiunzione tra il lago di Comabbio e il lago di Varese.
Adesso siamo qua e cerchiamo di capire dove andare. Dritto, Simo, di qua. Qua c'è un parcheggio di una fabbrica e sta spuntando anche il sole, Simo. Abbiamo raggiunto il lago di Varese. Siamo arrivati a un tabellone, così vi facciamo vedere. La partenza è stata più o meno qui. Abbiamo fatto già questo giro qua, questo tratto di congiunzione fino a qui dove siamo adesso, e faremo il giro antiorario anche di questo lago qua. Cioè siamo a un quarto del percorso. La disperazione negli occhi. Sono tutte salite come lì. Ma che salite, tutto piatto, vedi, tutto lago e tutto piatto. Qua tutto piatto, l'hai detto pure qua. Ed era tutto piatto. Non ti crede più nessuno. Si lamenta di gamba sana. Di gamba sana. Dire. Come andiamo oggi con questa traccia? Va bene, perché hai messo anche un po' di portaggio tra le salite, verrebbe fatto sempre. Grazie. Non l'ho fatto apposta, qua non ho capito però la congiunzione è giusta, perché lì c'è il cartello della pista ciclabile. Quindi è giusto da dove siamo arrivati. Va bene, mi stavo preoccupando senza troppi intoppi. Ma ci prendiamo un caffè? Bei capelli. Breve sosta sul lungo lago, guardate un po' che vista stupenda che abbiamo, però siamo in un paese con un nome impronunciabile, dovrebbe essere Bodio Lomnago, correggetemi, non so se si pronunci così, non so se si chiami così, comunque piccola sosta, è quasi mezzogiorno ma ancora la Simo non dice niente sul cibo, quindi pedaliamo ancora un po' finché non se ne accorge. Forse se n'è accorta. Ma abbiamo la torta salata che ci siamo fatti, ce l'ho nella borsa della bicicletta, quindi alla prossima sosta forse mi sa che mangeremo. Il clima continua a essere uggioso, afoso e zanzaroso. 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 Hai fame? Io no. Neanche ancora. Non ci credo. Sono nessuno. Più preoccupata di tutti i chilometri che mancano. Quanti pensi che ne manchino? Almeno 30. Il totale era 50. Quindi almeno 30 ne mancano. Vuoi che guardo? Sì. Controlliamo. Ne mancano. Ne mancano. Se ne mancano più di 30 piango. 30,6. Troppi ancora. Ma non sono troppi. Sì, te volevi fare le vacanze troppe. In bicicletta, Simo. Ma sì, ma no, con tutte col queste ciao, salite le volevo ma fare. Ma che salite? Ma non esiste un paese tutto piatto. Ma scherzi, neanche Vercelli è tutto piatto. Ma sì che è tutto piatto a Vercelli. C'è solo un cavalcavia, due, poi piatto. Quindi fai le vacanze intorno a Vercelli. Sì. Ma in Olanda, te l'ho detto. Olanda c'è il vento. Quando andremo noi no. Sul Danubio è tutto piatto, ha detto non sul, è vero. Tutto piatto, ma tutto Susi dritto, detto, tutto perché piatto. Perché per lei questo qua è piatto, non è? Adesso le mando la traccia e vediamo. Soprattutto quella 10%. Di più era di 10 quella. Ma che 10? Quella così che sono salita e ho detto non ce la faccio più. Mi gira la testa, quella lì era di più di 10.
essere onesti, ma onesti, la pausa pranzo avremmo sperato di farla in un posto come quello di prima, con la vista lago, ma questo è quello che abbiamo trovato. Poca vista lago, ma tanta fame. Sono le due quasi, 2:15, quindi meglio una panchina senza vista lago e mangiare che rimanere poi con le trabecole. Quindi mangio e stai zitto, Giappino, basta, ciao. Ah sì, e per fortuna che ci siamo portati la torta salata fatta dal Giappino. Buona. Pranzo al sacco. E poi se troviamo un bar ci fermiamo per un caffettino. E questa sera cena fuori. A dopo, basta. La golosa qua. Ma l'hai voluto tu? È vero, io l'ho detto io, siamo in una pasticceria, mi hai preso il caffè e quindi cosa fai? Sei in una pasticceria, non prendi due dolcine? Certo che li prendi. Forse abbiamo un piccolo problema, Simo? Io passerei. Tu passeresti? Sì, perché se andiamo di là vuol dire rifare le salite. Allora, vi spieghiamo. Noi siamo arrivati da qui, che è la ciclabile, che però in questo punto qua, come potete vedere, è sott'acqua perché il lago mi sa che è più alto del solito. Qui c'è la ciclabile, infatti là poi si vede la salita dove torna in posizione pedalabile. Ma qui l'unica cosa, potremmo provarci ad andare, ma si rischia di cadere coi piedi nell'acqua. Io ho solo queste scarpe qua. Anche io. No, perché pensavo, vedi, se noi riuscissimo ad arrivare alla prima passerella. E poi vai su al bar. Sì, cioè, poi passi. Sì, però arrivi lì alla passerella, come sali sulla passerella? Senza mettere il piede giù? Ottima domanda. O ti togli le scarpe e vai, ci leghi le scarpe al collo. Perché se riuscissimo ad arrivare là, devi girare, arrivare con i giri così, poi si piede la passerella, sì, e sali su. Però quello è il lato anche che è più alto. No, se scivo, no, di là non devi andare oltre il muretto qui. Vedi, guarda come si è spaccato lì, guarda. Lì c'è il buco, se metti i piedi lì. Cioè, no, stare... io dicevo arrivare qua, girare dietro al paletto e arrivare. No, dietro il paletto e sarà un metro d'acqua. Allora no. Simo. Quanto manca? Ancora 30 km? 36. No, 30 erano 2 ore fa. Vai, non chiedere mai quanto dimmi manca. Quanto chiedi manca, quanto hai pedalato. Dimmi quanto manca. 15. E adesso con questa deviazione diventano 17. Ma smettila. Per evitare quel tratto allagato dobbiamo fare per forza la provinciale, super trafficata, la Simo ha un po' di paura e infatti stiamo sul marciapiede. Io potrei andare, ma lei non si fida, in effetti un po' di macchine che ti fanno il pelo ci sono. Quindi proseguiamo con calma, tra 100 metri torniamo sul lago. Praticamente una laguna qua. Tutto fango. Simo, dobbiamo decidere come affrontare questo. Beh, io andrei con le scarpe, non c'ho voglia di togliermele, non mi sembra altissima a giudicare. Devi solo stare attenta a non scivolare, siamo al centro dritto per dritto. Cioè più sul bordo direi, così. Non troppo che c'è il fango, stai così qua. Cioè tipo qua dove sono adesso. No, un po' più a sinistra, lì c'è il fango, scivoli. Proviamo, così? Vai. Anche tu, vado io. Ragazzi, ci stiamo provando, altrimenti ci tocca di nuovo la provinciale. No, meglio di no, andiamo di qua. Ragazzi, guardate come siamo messi, l'acqua ha invaso completamente la ciclabile, anzi la ciclopedonale, quindi. Ma ce l'abbiamo fatta, siamo quasi al fondo. Siete bagnati i piedi?
al pelo proprio, arrivi al filo del pedale. Si riesce, si riesce. Però ci laviamo le ruote. Dai Simo, alla fine è stato meno peggio del previsto. Ti sei bagnata i piedi? No. Vedere? Un po' le punte io. Alla fine. Cadi adesso qua, non sei caduta nell'acqua, cadi qua sul dritto. Stratta. Si prosegue. Forse stavolta abbiamo un grosso problema, perché anche qui la ciclopedonale è tutta allagata. Io ho provato ad andare fin là, ma dopo è di nuovo allagata e sembra che non ci sia via d'uscita. Adesso vediamo di tornare indietro, mi sa un bel pezzo, perché la prima strada che va verso la provinciale era parecchio indietro, e vediamo come fare. Io la provinciale la faccio anche abbastanza tranquilla, lei ha un po' fifa e vediamo cosa fare. Comunque i comuni qua del lago di Varese potrebbero segnalare che la ciclo pedonale non è praticabile, perché in questo modo così non è praticabile, e lo sapevano perché è così, penso, da un po', perché o stanotte si è alzata, ma almeno due cartelli per dirci non andate oltre perché tanto non potete proseguire. Va bene, va bene, bando alle ciance, si torna indietro e una via di fuga la troviamo tranquillamente. Dai, dai Simo. Il vero problema per tornare sulla provinciale, praticamente lì è la ciclabile, quella allagata, e questa è la strada per andare sopra alla strada provinciale. Guardate che salita, la Simo ci prova e arriva una macchina, adesso si spaventa sicuro e scende, non la fa. Ecco, infatti, ma fa bene perché la macchina è grossa e lei non ci passa. È dura anche a spinta? Quasi così peggio. Meno problematica del previsto. Oh, la Simo è stata super coraggiosissima anche sulla provinciale trafficata. Alla fine erano solo 500 metri di provinciale. Adesso abbiamo ripreso la ciclabile ufficiale della nostra traccia e stiamo per andare a riprendere il collegamento che ci porta di nuovo dal lago di Varese al lago di Comabbio. Comabbio, Bossa. E quindi si pedala, non dico quanti chilometri mancano perché la signora deve saperlo, e niente, si va, si va. Anche qui forse abbiamo dei problemi. Si fa il guado, ragazzi. C'è un po' d'acqua. Qui c'è la ciclabile, là c'è la ciclabile. E con ben 49,8 km pedalati abbiamo chiuso il nostro giro dei due laghi, Varese e Comabbio. Siamo arrivati al Puffo, ma come potete vedere ha cominciato a piovere, quindi siamo stati fortunati, ma fino a un certo punto. Fortunati perché comunque abbiamo fatto tutto il giro tranquillamente. Sfortunati perché adesso dobbiamo caricare le bici sul camper, lavarci, prepararci, e vogliamo andarci a mangiare una pizza, ma prima dovremmo andare a bere una birra, perché io, colpevole, mi sono dimenticato le birre a casa. Non si deve dire, una cosa così non dovrebbe mai capitare. Comunque avevo messo le birre in fresco e le ho lasciate in frigo a casa, ma non nel frigo del camper, quindi mi tocca pagarle una birra anche per le menzogne. Le menzogne, non ho detto nessuna menzogna.
Ho solo omesso di dire che ogni tanto c'era qualche salitina. Mica, vai, so, ma sono strappettini. Dire è tutto da 20 piatto metri. È una menzogna. Tutto piatto. Va bene. Comunque, adesso ci organizziamo e vediamo come andare a prenderci una birretta e soprattutto dove, perché qua in zona non mi sembra ci sia molto. Sei pronta per la birra? Neanche per la birra. Non ce la faccio più a muovere. Guarda, sta arrivando il trattore a prenderti. Porti in braccio. No, ti carica dietro nel cestone. Stop. Guardalo, guardalo, vedi che gira proprio qua per prendere te. Magari. E come giusta ricompensa dopo 50 km di pedalata, pizza, pizza, birra. Come avete visto, mangiare abbiamo mangiato, perché quella è l'unica cosa che non ci facciamo mai mancare, vero Simo? Giusto. Abbiamo mangiato un'ottima pizza e adesso siamo già tornati sul camper, perché nonostante siamo in giro non volevamo perderci la gara 5 della finale del campionato di hockey pista serie A1 tra Forte dei Marmi e Trissino. Sì, purtroppo ce lo guardiamo sul telefonino perché non abbiamo portato il tablet o comunque un portatile, ma l'importante è essere qui a tifare Forte dei Marmi. Sì, tifiamo Forte dei Marmi, non ce ne vergogniamo. Tu te ne vergogni? No. Del Vercelli non c'è più la squadra in A1, l'hockey amatori Vercelli, che nel mio cuore è in Serie B e fa sempre la sua porca figura, ma adesso zitti tutti, comincia la partita e mettete like a questo video, dislike, fate quello che volete, ma noi vi salutiamo qui e alla prossima, ciao.